siamo un po' al culmine della protesta, in realtà qualcuno diceva siamo all'inizio. Sì, siamo all'inizio di una protesta che è una battaglia per la legalità, perché questo parcheggio che appartiene alla Fondazione Niccolò Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica, che senza alcun contributo pubblico sostiene gli attori anziani e indigenti, viene occupato abusivamente da anni dal Comune di Roma. È una battaglia ventennale, è una battaglia che impedisce alla Fondazione di sostenere questi attori anziani, è una battaglia che adesso comincia così, ma che continueremo a portare avanti, perché bisogna porsi il problema in una situazione, come dire, così precaria, dove c'è una crisi, dove c'è bisogno di sostegno per le persone anziane. Non si può occupare abusivamente uno spazio senza riconoscere il prezzo di mercato alla proprietà. Ecco, passano i sindaci, il problema resta. Passano i sindaci, il problema resta. Resta non solo il problema, resta l'indifferenza rispetto a delle persone che hanno diritto ad avere un contributo e ai diritti di una fondazione che ha una proprietà e per la quale non riceve alcun affitto. Questa non è solo una battaglia di una categoria, questa è una battaglia per la legalità, perché dobbiamo ristabilire la legalità, dobbiamo pagare il giusto prezzo alla Fondazione Niccolò Piccolomini, con la quale, senza alcun contributo altro da parte del pubblico, la Fondazione sostiene gli attori anziani indigenti. Questo deve essere risolto. Ecco, a che punto arriverete? Se avete già un progetto, un programma? Il programma della mobilitazione è vasto, questo è il primo movimento di una mobilitazione più attiva. Dopo anni che noi cerchiamo un dialogo attraverso i social media, cerchiamo un dialogo attraverso le mail, attraverso le telefonate, questi attori anziani indigenti hanno un silenzio assordante per risposta, e questo non è più accettabile.